Ecco, un altro elemento è il progresso della tecnologia proprio in generale, ossia dove stiamo andando? Fino a pochissimo tempo fa esisteva ancora la distinzione tra realtà reale e una realtà digitale, ad esempio questo è World of Warcraft, come gioco, un gioco fantasy medievale online. Però cosa succedeva? Una volta io per stare online dovevo proprio ritagliarmi il tempo, perché avevo il computer in camera, non avevo lo smartphone in giro. Ok? Quindi c'era il tempo che io trascorrevo fuori dal digitale e il tempo che io trascorrevo dentro il digitale. Già solo il fatto di dover la mattina uscire di casa provocava la separazione. Andando avanti, comunque la diavoleria che chiamiamo smartphone, ecco, questo è Pokémon Go, che no, quello della gente che andava a cercare i Pokémon, che andava e poi si scontrava, si faceva prendere sotto dalle macchine, esatto. Allora, che è sparito per fortuna, no, no, cioè, allora ha perso circa l'80-85% degli utenti, perché terminati i primi mesi, però è ancora uno zoccolo duro, tant'è vero che i ritorni economici sono molto attivi in realtà, perché quei pochi che sono rimasti sono uno zoccolo duro che spende, che ci tiene, che cerca tanti pochi. Ecco, diciamo che il bimbo minchia l'ha sperimentato per un'estate e poi sono arrivate altre novità, ma l'adulto invece c'è ancora dentro. Questo purtroppo succede quando lavori con i ragazzi, magari ti dicono: ah, guarda Ivan, c'è questo gioco, ah vabbè dai, lo scarichi, poi il problema è che loro dopo un mese cambiano, tu ti sei appassionato e rimani con sta roba che dici: porca la miseria, adesso mi tocca andare avanti e non ce la fai a smettere. Questo Pokémon Go in realtà non è stato il primo, è stato il più famoso, è vero che lo stesso Pokémon Go si rifà a un videogioco precedente, ok, ha introdotto molto pesantemente l'idea di una realtà aumentata. Si chiama aumentata perché? Perché io prendo la realtà, quindi le strade vere della città, non come World of Warcraft che c'è un mondo completamente inventato in un computer da qualche parte, io prendo proprio le mappe proprio dalla reali, ma le mischio con i contenuti digitali. Per cui, ecco che mentre sto camminando veramente nel mio quartiere, a un certo punto mi compare Pikachu da acchiappare. Addirittura, con la realtà aumentata, io punto il cellulare, vedo ciò che mi sta davanti, ma in sovrimpressione c'è Pikachu, io con le sfere che devo riuscire a beccarlo. Quindi ecco perché in realtà... Sì, esatto. L'obiettivo mi sembra che era quello di trovare questi, per cui vedevi gente che, ma c'erano state cose anche simpatiche, appunto, di, non lo so, piccoli scontri. Sì, ma c'è gente, sì, tutti che si trovavano in un po' una fontana, cioè, ma delle sì, perché poi gente che finiva è un po' come il discorso delle carte collezionabili. Ecco, anche qui da notare che abbiamo di nuovo il tema della collezione, perché qua collezionavi i mostriciattoli, i Pokémon, appunto. Poi li portavi avanti di livello, prendere i più potenti, ti scontravi contro altri giocatori, con in più l'elemento fisico, cioè io dovevo uscire veramente di casa, perché? Perché se sapevo che in Piazza Duomo c'era Pikachu rarissimo, impossibile da prendere, e io sono qui ad esempio, ero qui, dovevo prendere la metro per andare fisicamente, sì, fisicamente in Piazza Duomo. Addirittura c'è un blogger americano che ha quasi finito il gioco, ha quasi collezionato tutto a parte 3-4 rarissime che stavano tipo in Medio Oriente, per cui non si è mai spostato fin là, che nel giro di 1-2 mesi, no? Comunque nel giro di qualche mese aveva collezionato quasi tutto e aveva percorso più di 200 km in tutto. E attenzione, perché questo gioco ti imponeva di farli a piedi. Se tu facevi il furbo, io ci ho provato per sperimentarlo, in auto non funzionava, cioè era no esatto, perché tu trovavi questi ciattoli, perché comunque lì incontri, però poi c'erano ad esempio le uova da schiudere, e per far schiudere le uova dovevi proprio percorrere tipo a seconda delle uova 5 km, 10 km, e siccome il cellulare è in grado di capire se stai camminando, se ti stai spostando in auto, in moto, non lo fregavi. Io una volta ho provato, ho detto 5 km vuoi che siano, tanto sono in macchina, lascio il gioco attivo, e in realtà non è mai successo nulla, proprio per questo. Dovevi proprio farli camminando. Esatto, infatti andiamo avanti. Siamo arrivati, tutto questo per arrivare appunto alla mixed reality.
e ci siamo già dentro, anche se nella tecnologia è ancora un po' primitiva, ossia con i visori noi abbiamo sia la realtà aumentata che la realtà virtuale, tant'è vero che c'è la diatriba sul fatto se sia meglio la realtà aumentata oppure riprodurre in modo circostante interamente in digitale e riprodurre in realtà virtuale. Comunque stiamo arrivando a un punto in cui, in realtà siamo già abbastanza dentro, in cui io inizierò a girare con gli occhialini, ad esempio, e vedrò la realtà con gli elementi digitali sovrimpressi senza distinzioni. Come vediamo in un film, gli attori con i mostri, noi sappiamo che il mostro è computer grafica, ma sono di un realismo tale per cui non li distinguiamo, cioè sembrano veri. E stiamo andando in quella direzione. In realtà le prime tecnologie ci sono già, vanno solo un po' affinate, quindi stiamo andando lì. Quindi i nostri ragazzi stanno andando sempre di più verso un mondo in cui digitale e non digitale non hanno più distinzione. Se poi consideriamo che stanno studiando mille metodi per riuscire a portare internet anche nei posti più sperduti del mondo, abbiamo ormai un dato di fatto, no? Tra Facebook e Google, ad esempio, c'è la lotta, perché uno vuole sperimentare i palloni aerostatici, un altro i droni che volano alimentati tramite energia solare, quindi li fa manutenzione tipo una volta ogni anno, ogni due anni, però che sono in realtà delle antenne, tra virgolette, che buttano internet giù, dove non ci arrivano i ripetitori, ad esempio, pensate alle regioni più sperdute del mondo. Quindi, insomma, andiamo avanti. Ecco, la mixed reality, queste sono le animoji, ossia gli ultimi cellulari di fascia alta, quindi parliamo degli ultimi iPhone, i Samsung, quelli alti, tipo S9, questi qua, hanno la funzione per cui io ho un contenuto digitale, un pupazzo digitale, il cellulare attraverso la fotocamera e altri sensori rileva il mio viso, i movimenti del mio volto e li fa riprodurre a questi qua. Quindi noi abbiamo dei pupazzi, definiamoli così, che mimano le nostre personali espressioni facciali, non quelle preprogrammate. Questo per dire che in realtà ci siamo già dentro,